arrivati nello spot di pesca, diamo una scandagliata per vedere se c'è qualche pesce in zona, controlleremo le mangianze e Stefano inizierà con una strisciatina di sardine. A questo punto sia Stefano che Andrea continuano a pasturare, stiamo facendo dei cerchi concentrici in modo da assomigliare a un peschereccio. Un vero teaser per i nostri amati tonni. Finita la nostra pasturazione in strisciata, continueremo a tenere i pesci vicino alla nostra poppa utilizzando un pasturatore Sardamatic. Io non credo tanto a mimetizzare l'amo deve fare il suo lavoro, deve ferrare, quindi utilizzo una semplice sardina, la giro dentro il corpo, trovo giustamente la schiena in modo da sorreggere. Dato che la carne è molto consistente, non utilizzo nemmeno il filelastico e quindi vado in mare subito. Mandiamo giù il pasturatore a strappo e con una lieve forza impressa dal nostro braccio faremo in modo che il pasturatore si apra giù nel fondale, quindi su una batimetrica che noi scegliamo di 20, 25, 30 metri, in modo che possa richiamare dei pelagici, in questo caso i tonni che sono magari nelle vicinanze. Siamo proprio in diretta, Stefano ha appena sganciato il suo pasturatore. Siamo intorno ai 20-23 metri, si vede benissimo qua la macchia che evidenzia proprio la pastura, già tutti i pesci intorno che stanno mangiando, ecco, speriamo adesso che arrivi anche un tonno grosso in modo tale da poterci divertire. Arrogante. Mai aver premura a questo cacchio di corto, tecnica. Corto. Pompatine corte e via. Ecco, vedi. 10-15 metri. Appena si vede Windows a 10 metri. Destra, leggermente. No, fermo, sta girando. In folle, spengi i motori, ah,
aspetta. Vediamo se ci va l'amo. Sei? Estremi rimedi, l'abbiamo lasciato.